Benissimo, per me oggi c'era la famiglia di Tina Anselmi in sala, ecco, lavorare su un personaggio che purtroppo non hai avuto modo di conoscere in prima persona. Cosa cambia per un attore e qual è la cosa che vorresti che dicesse la sorella dopo aver visto il film, magari che già te l'ha detta, insomma, il complimento più bello che potessi ricevere? Il complimento più bello l'ho ricevuto mentre giravo perché la nipote un giorno è venuta da me e mi ha detto: "Non so che lavoro hai fatto, ma me la ricordi tantissima." Ed è stata una grandissima emozione perché ero riuscita a cogliere qualcosa di una donna che non ho mai conosciuto e non conoscerò mai. Ed è una grandissima responsabilità. Quindi non volevo deludere, ma volevo riuscire a ricordarla con verità, e penso di esserci riuscita. Da parte della sua vita, Tina si è concentrata sul racconto ai giovani nelle scuole. Quanto pensi sia importante il mezzo dell'audiovisivo, una prima serata di Rai 1, per raccontare magari a chi non l'ha studiato sui libri di scuola chi era Tina e quanto può essere di esempio per loro, per i giovani? Tina credeva tantissimo nelle scuole, lei ha studiato e quando è diventata sindacalista una delle prime cose che disse alle ragazze operaie è stato: "Dovete studiare, e vi posso insegnare io, posso farlo gratuitamente, l'unica cosa che chiedo in cambio è che quando avrete figli e femmine le manderete a scuola, come figli maschi non un giorno in meno." Ed è proprio da questo che nasce il suo messaggio, la sua forza, il suo desiderio che le donne siano più forti, più indipendenti. Quindi l'idea di raccontare una storia in televisione e poter regalare una storia in un certo senso, magari far venire voglia a delle giovani ragazze di saperne di più, di leggere, di informarsi o di lottare, per me è un grandissimo onore e lo sarebbe anche per Tina se fosse qui. Che avrebbe detto Tina del fatto che abbiamo dovuto aspettare tanti anni per vedere un primo ministro donna, perché lei è stata la prima ministra donna, ma abbiamo dovuto aspettare, ecco, il 2022 per vederne una a Palazzo Chigi. Non lo so cosa avrebbe detto, sicuramente quello che lei è stato rimane e rimarrà e mi auguro possa essere d'esempio anche per chi viene dopo di lei. Ma pensi sia altrettanto importante come cambia, come svolta storica, ecco, diciamo che le donne abbiano così Beh, importanza. certo, è ovvio, è importante vedere le donne in qualsiasi contesto, deve essere normalità, vederle in qualsiasi contesto.